Il sindaco lo cacciarono, se ne andò, però prima di andarsene aveva fatto qualche cosa che adesso... Cosa avvenne? Il sintesi era un umanista, uno studioso. Il sintesi capì l'importanza delle mura di Tropea ai fini culturali, artistici, ai fini storici. Capì l'importanza delle torri, capì l'importanza del castello. Cioè non andava a demolire quello che era... Quello che faceva di Tropea, avrebbe fatto oggi di Tropea ancora un gioiello, un presepe, come alcuni paesi dell'Appennino delle Alpi, dove neanche sognano di demolire le mura. Viene l'Ottocento, l'Ottocento fu un secolo buio, nero per Tropea. Se voi leggete i rapporti dei sindaci nei consigli comunali dell'epoca, da quando ci sono, si presenta una città in disarmo, in disastro, scalcinata, perché era decaduta dal punto di vista economico l'antica nobiltà fondiaria e non era apparsa una nuova borghesia in questo paese, un periodo di stallo pericoloso dal punto di vista economico. Però lor signori alzano l'ingegno. E cosa succede? Comincia la demolizione, la mutilazione orrenda di questa città. Io voglio partire brevemente in senso antiorario, perché mi rendo conto che ho fatto tardi. Sapete, oggi noi abbiamo Palazzo Colloreto in Largo Galluppi e lì lo dobbiamo riportare, signor Galluppi, e vedremo poi se smontare le tre fontane o fargliele nuove, questo si vedrà in seguito. Dietro Palazzo Colloreto, dove c'è la cappella di Santa Margherita, c'è un portico bellissimo che poi continua dietro Palazzo Fazzari ed esce il Largo Galluppi da un vicoletto. Guardate che chi l'ha visto, ma quella è la ripicella di Tropea. Praticamente quando non c'era quella villetta e non c'era questa villetta, quella era la faccia di Tropea sul mare, perché da lì si vedeva il porto. Si vedeva Zambrone e si vedevano le navi sotto, perché le navi per carico e scarico arrivavano fino a lì. Non si sa come nei secoli poi la ripicella, una parte divenne privata di Palazzo Fazzari, una parte adesso di Palazzo Colloreto, perché però è chiuso. Io non capisco perché è chiuso, è bellissimo là, si potrebbe aprire la mattina, la sera, non lo so che cosa. Ma guardate che anche lo stesso portico è alto, grande, è uno spettacolo, chiuso. Si sono spesi centinaia di milioni di lire ed è tutto chiuso. Misteri, non mi permetto di dire della fede, non lo so di che, misteri della burocrazia. Poi noi abbiamo, girando i conventuali, abbiamo la cappella di Santa Margherita, la chiesa di San Francesco, San Francesco d'Intra, perché San Francesco di Fora, cioè fuori le mura, è quello di Paolo, dei Minimi. Allora lì la chiesa prima si chiamò San Pietro Apud Ripas, poi si chiamò San Francesco, poi quando alcune famiglie regalarono una statua dell'Immacolata, si chiamò la chiesa dell'Immacolata. Poi quando il sintesi fece Largo Galluppi e demolì la piccola chiesa di San Demetrio che si trovava in Largo Galluppi, la parrocchia con lo stesso titolo passò in San Francesco d'Intra e divenne San Demetrio. Questo per ora, io dico per ora, è l'ultimo nome che porta a quella chiesa, che è bellissima dentro, è chiusa da secoli quella chiesa. Perché quando in una città come Tropea tutto quello che c'è in quella chiesa non si può vedere da 30 anni, ma per questa città 30 anni di disastro diventano 30 secoli. Poi abbiamo Palazzo Giffone. Io ho visto sul giornale locale La Piazza la vera storia di Palazzo Giffone. Non posso dilungarmi. Prima di tutto Palazzo Giffone è stato rifatto
nell'Ottocento, perché prima era diverso come forma, e quando lo rifacevano i liguorini pensavano di prenderselo. E in una dichiarazione nel Consiglio Comunale, il sindaco dell'epoca, siamo al tempo dei Barboni, dice: ma che cosa vogliono? Dice: questi capricciosi liguorini, li chiama così, è scritto là. Poi abbiamo il Collegio dei Gesuiti, poi abbiamo la Chiesa del Gesù. La Chiesa del Gesù sorse dopo il Collegio dei Gesuiti, sul suolo della Cattolica, che fu anche la sede cattedrale del Vescovo, prima che fosse il Duomo. Allora, cominciamo da qui. Tra la Chiesa del Gesù e il palazzo, io lo chiamo Parisi, non saprei, il Largo Gesuiti, e quello è veramente Largo Gesuiti, io avevo stampato 200 piantine di Tropea, ce l'ho dentro per distribuirle, per farvi seguire, ma mi sono reso conto che per la poca luce non riuscireste. Lì le piantine dell'Ottocento portano una decina di metri aperti, pubblici, con un affaccio sul mare. Quell'affaccio è scomparso. Se ne sono presi una parte dei guarini, una parte dei proprietari allora di quel palazzo, da cui è nata la leggenda del liguorino che scomunica il vicino, e ci ti debbono mangiare i ciavoli, perché, ma lui rubava pure però dall'altro lato, una a destra e una a sinistra, perché deve essere chiusa quella ripa? Potremmo avere noi un sindaco che porta lì una caterpillar e spinge tutto a mare, o no? Lasciamo che siano le volte private a denunciare un sindaco, e non il sindaco che deve denunciare i privati per usurpazione con cause che diventano secolari. Andiamo avanti. Tra Palazzo De Mondozza e Palazzo Adilardi, di fronte alla porta della casa della famiglia Toraldo di Francia, poi trovate un portone, un cancello, e non si vede più il mare. Non è vero. Nel 1946 i proprietari dei due palazzi, con delibera in Consiglio Comunale, attenzione, qua cominciamo, questo è sempre sottinteso, furono autorizzati a sistemare dei muretti per proteggere l'ingresso della loro casa. In fondo si arrivava e uno da una finestrella vedeva il mare. No, loro hanno chiuso tutto, da lì non si può più accedere. Andiamo avanti. Tra i due palazzi dei Mondozza, va bene, in largo dove comincia via Lauro dopo largo Migliarese, c'è un cancello oggi, abusivo. I fratelli Mottola furono autorizzati a mettere un cancello, lasciando una copia della chiave al comune, il quale poteva accedere in ogni momento, cioè i cittadini, per comune intendo Universitas Civium, tutti noi. No, non si può accedere. L'altra volta era aperto, facciamo dei lavori, io sono entrato per curiosità, per vedere in barra da lì, un altro poco mi picchiavano. E allora, che cosa ci vuole a portare lì uno scavatore e tirare giù il cancello? Io lo farei, sapete benissimo, mi conoscete, che lo farei. Perché provate a chiedere la chiave oggi agli eredi, vedete che cosa vi dico. A parte che secondo me è bene demaniale, inalienabile, non è un fatto patrimoniale, è un'altra cosa, come i giuristi presenti mi insegnano. Andiamo avanti. Qui abbiamo la villetta, abbiamo l'affaccio di Eliano, è la parola giusta, Eliano. Sapete che in una delibera del Consiglio Comunale del 1898 si prende atto che lì c'era un cumulo di terra che sbarrava